Una manifestazione a Napoli, la segue per noi Alessandra Del Mondo, peraltro insieme a Roberto Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza della RAI. Ben trovati ad entrambi. Sì Gianluca, buongiorno, siamo a Bagnoli, una marcia per riappropriarsi degli spazi pubblici, qui dove fu incendiata Città della Scienza esattamente un anno fa, dove c'era l'Little Cedar di Bagnoli, qui a pochi metri da dove ci troviamo nell'auditorium, in corso una conferenza stampa, lo dicevi, le quattro espulsioni che hanno fatto molto rumore, segno di una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, parlano di intimidazione costante da parte di Grillo di Casaleggio. Segno di una tutela che il Movimento si vuole dare e che vuole dare a tutti i cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Non possiamo permetterci la formazione di correnti interne, di avere una propria comunicazione autonoma, di convincere altre persone a fare altre cose rispetto magari a quello che è il programma del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo presentati in un modo e dobbiamo essere coerenti con quello che abbiamo detto su tutti i palchi in Italia. Se noi diventiamo come il sistema e non lo combattiamo, abbiamo perso la partita e questo non lo possiamo permettere. Ed è una tutela per tutte le persone che hanno creduto e che hanno votato in noi. Quindi il movimento gode davvero di piena salute. Ecco, Orellana e Battista, due degli espulsi, hanno detto di lei e Di Maio, il vicepresidente della Camera, due ragazzotti con il sorriso che hanno schiacciato Democrazia e Libertà, ci sono andati giù pesante. Ho quasi 40 anni, non mi sento un ragazzotto. Oggi siamo qui a Napoli, io nel 2005 ho fondato il Meetup di Napoli in un percorso molto coerente e chiaro. Qui abbiamo formato le liste per le regionali, tra le prime in Italia, abbiamo formato le liste per le elezioni comunali e nessuno mai, a partire da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ha fatto alcuna ingerenza nei nostri confronti. Quindi sono solo chiacchiere per nascondere una malafede che è persistente. Noi facciamo ogni settimana riunioni del gruppo parlamentare, decidiamo tutti insieme le cose e poi ci atteniamo a quello che abbiamo deciso con fatica, ma che ha deciso la maggioranza. E non si può andare fuori sempre a colpire alle spalle i compagni di viaggio o i colleghi del movimento. Gianluca, se hai domande da studio, l'onorevole ti sente. Sì, una magari meno seria, se è vera quella cresta che ha fatto di 2-3 euro. Anche come se è onorevole. Sì, assolutamente, no, non mi sono permesso. Dicevo, se è vera quella cresta di 2-3 euro che diceva Beppe Grillo, che lei ha fatto da Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, ovviamente questo è lo scherzo, ma invece la battuta seria è da Presidente di Commissione di Vigilanza RAI. Insomma, siamo abbastanza smaliziati. Ha visto dei cambiamenti nel passaggio da Letta a Renzi? Ha notato qualcosa di diverso? All'interno della RAI, dice? Ovviamente. Come commissione noi cerchiamo di monitorare se ci sono passaggi non chiari e in questo momento è ancora troppo presto, ma lavoriamo a difesa e a tutela di tutti i movimenti e i partiti politici e dei cittadini che pagano e finanziano la RAI per 1.750.000.000 di euro. Quando dico tutela movimenti e partiti, intendo rispetto al pluralismo dell'informazione che deve assolutamente rispettare le normative vigenti, ovvero la legge sulla par condicio del 2000. Certo, bene, quando Renzi parla di spending review, una spending review possibile ovviamente anche all'interno della televisione di Stato, lei se la augura? Assolutamente, è qualcosa che noi stiamo indicando anche nel nuovo contratto di servizio che stiamo elaborando proprio in questi giorni in vigilanza. Ma la spending review di Renzi dovrebbe essere immediata, per esempio sulla rinuncia del finanziamento pubblico ai partiti, sul taglio agli stipendi dei parlamentari. Cioè, noi abbiamo rinunciato immediatamente a 42 milioni di euro di rimborso all'italiano, a metà dell'indennità, e le diare che non usiamo le restituiamo in un fondo per le piccole e medie su imprese. Questo, diciamo che questo significa fare la spending review. Su questo c'è qualche voce, sembra che Renzi, almeno lo scrive qualche quotidiano, sia intenzionato a chiedere un taglio dello stipendio di 2.000 euro, taglio anche altre spese. Speriamo bene, grazie Fico per essere stato con noi, grazie ad Alessandra Del Mondo. Grazie a voi. E andiamo avanti.